Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ho pensato di fare questo video perché la foto che ho pubblicato su Instagram con questo argomento vi è piaciuta così tanto, mi avete commentato così tanto che volevo a questo punto dedicare anche un video a parte. Sono praticamente tutti gli eyeliner di NABLA che ho, visto che con la So Blooming sono uscite ben 4 nuove colorazioni e sono dei prodotti che utilizzo sempre, tutti i giorni. Se non li utilizzo per 30 giorni di seguito, fate conto che per 10 giorni utilizzo quelli da smaltimento e tutto il resto sono di NABLA, anche perché tra l'altro uno è in smaltimento, ma ve lo mostrerò adesso subito immediatamente. Vi voglio far notare come io alla fine sono così attratta da questi prodotti che li ho presi tutti quanti, cioè io non posso stare senza. Li ho tutti, sono contenta che siano uscite tutte queste colorazioni. Chi più chi meno, adesso vi spiegherò perché e come li vado ad utilizzare. In più, oggi ho cercato di fare una doppia riga di eyeliner, ma forse si saranno anche uniti i colori mischiando due prodotti di questo marchio. Sono contenta, questo sì lo posso dire al 100%, che NABLA non abbia fatto uscire un nero, completamente nero come eyeliner. Forse non so se sia una logica aziendale o per magari cercare di studiare una formula migliore, stanno un po' aspettando prima di lanciarlo, o se considerano la Bombay Black, la matita nera che hanno loro in commercio, come anche matita da eyeliner. Io questo non lo so, la Bombay Black ero attratta nel comprarla, ma poi dopo ho sempre rinviato, anche perché matite nere non mi mancano sinceramente. E direi di iniziare quindi dal primo eyeliner che NABLA ha fatto uscire nel suo marchio, ed è questo, il color dorato. Tutti gli eyeliner si chiamano Dazzle Liner, ogni edizione ha un tappo con una decorazione diversa. Io questo prodotto, Klimt, questo è proprio il primo eyeliner che ho comprato. Faceva parte della Goldust, quindi collezione uscita nel 2016 per Natale. Il miglior colore di questo non c'è per un capodanno, un Natale coi fiocchi, abbinato col rosso, sta da Dio. Il bello di questo eyeliner è che non è un dorato completamente giallo, ma ha questo sottotono caldo con l'arancione. Ho anche la sua scatolina che cerco di recuperare, che è questa, così lo metto al suo interno. Io conservo tutte le scatoline solo per praticità, per ricordarmeli. I Dazzle Liner hanno 6 mesi di PAO, sono cruelty free, quindi non testati sugli animali. Però la quantità sì, di 6 ml, e ci sta. Il prezzo siamo sugli 11,90 €, dipende se poi ci sono degli sconti o delle promo particolari che poi dopo vi elencherò, perché ho potuto prendere questi prodotti anche in combo, per dire, quindi proprio ci sarà una spiegazione sua dedicata. Questo è l'eyeliner da smaltimento, non perché non mi piacciono, perché è comunque vecchio, il PAO dei 6 mesi lo ha superato da una vita e mezza. È un prodotto che mi piace, un prodotto che sfrutto tantissimo durante la settimana con trucchi sul rosso, sul marrone e anche con la White Peach di Too Faced. Trovo che sia un colore che si sposa benissimo con i viola di quella palette o con i viola in generale, per fare quei colori complementari che si mischiano tra di loro, anche se il viola starebbe bene col giallo. Però non vi nego che questo, essendo super pieno alla prima passata, mi piace. In più mi sono abituata agli eyeliner di NABLA perché hanno un pennellino che non si apre, non si sfalda, è medio lungo e potete farvi una riga decente correndo tutta la rima ciliare superiore e non avete nessun problema. L'unica cosa che noto un po' è di stare un po' attenti proprio tra la rima e la palpebra, perché se andate un po' dopo, troppo dentro l'occhio. Dopo non c'entrava niente, se andate troppo dentro all'occhio, un pizzicorio di bruciore lo sentite, ma non è il prodotto che deve andare all'interno dell'occhio questo deve stare sopra sulla palpebra o al massimo qui sotto, ma io sinceramente come palpebra inferiore non me la rischio, preferisco utilizzare matite e non eyeliner, anche perché poi dopo tendo a lacrimare molto e se ne vanno a farsi friggere. Questo è un prodotto che amo così follemente che ho ordinato questo prodotto sempre a gennaio, però dell'anno scorso, no, di quest'anno, sì, coi saldi,
Il fatto è che poi dopo con una ragazza che faceva con me TRX, che lavora per Stefano, si era innamorata, sapeva di quale liner si trattava, bla bla bla, gliel'ho regalato. E alla fine con il lancio della Soul Blooming io me lo sono ripreso perché veramente è quasi finito, si vedono alle volte le pareti, è l'unico eyeliner che è così. Ma per ora non è ancora da buttare perché il prodotto ce n'è e questo è quello nuovo. Cioè, veramente come riflessi, colori, nessuno mai, nessun eyeliner ha questi colori. Mi sono avvicinata all'utilizzo degli eyeliner grazie a questo prodotto, perché io prima non è che ne utilizzassi tantissimi. Ne sto finendo alcuni, li sto portando avanti, ma se devo acquistarli, acquisto loro. Eccetto per il nero che dovrò fare una ricerca accurata. Sicuramente mi consiglierete quello di NYX. Io non ho NYX a portata di mano, perciò devo un attimo capire come muovermi, cosa fare e cosa non fare. Poi, per quanto riguarda poi le edizioni successive, abbiamo dovuto aspettare un bel po', perché abbiamo dovuto aspettare la Free Domination dell'estate 2017, dell'estate 2017. E sono uscite ben due colorazioni che vi mostro immediatamente. Tra l'altro sono anche delle colorazioni che ho utilizzato parecchio. Allora, vediamo subito dove si trova. Qua ho un colore che è Purity. Questo qui, io questo ve l'ho anche mostrato nei prodotti sì, no e ni di qualche edizione fa, mettendovelo nei ni, perché? Perché con la palette di Huda Beauty, la Mauve Obsessions, se utilizzavo i rossi o comunque i colori super pigmentati, super luminosi, il bianco madre pellato andava a farsi friggere e diventava un rosino, cosa che io non volevo. Io ve lo mostro, è un madre pellato con delle riflettenze. L'unico che se devo fare la linea un po' mi crea quel solco centrale antiestetico da vedere. E questo è Purity che comunque attira la luce, ha questa base bianca con un riflesso ma molto impercettibile di rosa. Non lo disdegno, lo utilizzo comunque lo stesso. È un prodotto che se dovessi finire lo riprenderei. Però non mi ha convinto tanto quanto Klimt, proprio Klimt rimane per sempre il mio amante per quanto riguarda il make-up, o comunque sì, un prodotto che mi piace molto, per così dire. E questo, rimaniamo sempre sul potevano fare un qualcosina di meglio, anche perché l'altro uscito con la Free Domination è favoloso, ed è questo, ed è bellissimo il Dazzle Liner azzurro. Io spero che lo facciano anche in verde. Non è un colore che mi piace, ma un verde prato così bello metallizzato, super visibile, secondo me ci starebbe benissimo. Chissà che nella collezione estiva, boh. Lancio nuovi messaggi a Nabla. Fai dei colori tipo glicine, viola, verde, dei colori un po' super metallizzati, tipo questo azzurro che guardate quanto capta la luce. Questo veramente è bellissimo, un po' meno di Klimt, ma se dovessi fare per ora una top, diciamo, le prime tre classificate. Come colorazione abbiamo il dorato al primo posto e questo al secondo posto. Vi consiglio sempre di agitare perfettamente anche un po' a lungo il prodotto in modo tale che così il pigmento che è tutto al di sotto si mescola con il liquido che crea l'eyeliner e avete delle righe super intense. Potete fare sia delle righe molto sottili, che è abbastanza importante, visto che il pennellino vi permette proprio di correre su tutta la zona, anche se avete una palpebra leggermente rugosa come la mia, io non ho mai riscontrato problemi. Questa era la confezione della Free Domination con questo color azzurro. Non vi ho detto come si chiamava, Crystal, e doveva essere il mio nome, Crystal, questo per dirvi tutto. Però io mi chiamo Jessica e non Crystal perché all'anagrafe non l'hanno accettato. Poi andiamo verso la collezione natalizia di Natale 2017, la Holidays, forse l'avevano chiamata. Non l'ho seguita tanto quella edizione perché non mi avevano colpito i rossetti liquidi.
Gli eyeliner sì, c'erano, ma non li ho comprati subito, li ho comprati con i saldi e li ho presi tutti e quattro insieme perché c'era un kit dove se si prendevano tutti e quattro si spendeva tipo 29 euro e se considerate che sono più di 11 euro a eyeliner, io ci ho fatto anche un buon risparmio. Tra l'altro c'erano anche i saldi, quindi sono riuscita ad accaparrarmi le quattro colorazioni invernali a veramente, non dico una pipa di tabacco, però a un buonissimo prezzo. Erano tre, non so se ho detto quattro, comunque sono tre colorazioni anche in questo caso. Questi colori non li ho utilizzati ancora tantissimo. Adesso vi spiego perché. L'unico che ho utilizzato molto e che ho anche oggi, quel tocco di rosa rosino sopra, lo vedete, si vede leggermente, è Comet ed è questo qui, un bellissimo color pieno chiaro, non scontato, è tipo un salmonato, io lo definirei, adesso ve lo mostro, anche questo 6 mesi di PAO, 6 ml di prodotto e un colore che se avete un trucco scurissimo a me piace molto tirar fuori per dare quella luce al make-up particolare, renderlo anche diverso dal solito, anche per non fare sempre la solita riga nera di eyeliner. E quindi questo è il colore Comet, penso dedicato alla stella cometa probabilmente. E questo sinceramente è l'unico eyeliner che sono riuscita a sfruttare parecchio in questi mesi. Gli altri due che sono GW Crew, no, Crew Jewel, ma io casomai è meglio che mi prenda le scatoline perché il Borgogna, io mi dimentico sempre come si chiama, non mi è mai entrato in testa, lo chiamo sempre Borgogna perché so che è quel rosso Borgogna, ma non mi è mai entrato in testa il nome. Queste erano le scatoline, se si chiude magari e se collabora, ma non vuole collaborare, no, perché non, la linguetta non vuole andare dentro alla scatolina, mannaggia loro. Ecco, le scatoline di Nabla sono leggermente durette. Ecco, questa era la collezione dedicata tutta alle stelline. Infatti anche i rossetti liquidi avevano tutte le stelline. Cruel Jewel, questo è il nome dell'eyeliner rosso Borgogna. Molto carino, che non ho utilizzato tantissimo perché ho un Borgogna della Fall 2.0 di Kiko aperta e vorrei intanto finire quello. Però anche questo lo utilizzo se ho voglia di avere un eyeliner particolare. Ed è questo qui, quello sotto a Comet. Si vede, è praticamente un rosso molto carino, molto pieno. Ho cercato di utilizzarlo anche come riga d'eyeliner sotto a Comet, però secondo me non si percepisce più di tanto. Provo a fare uno zoom. Cosa dite? Se mi mette a fuoco. Sì, no, non è che mi sia proprio truccata bene, ho anche i peli che mi stanno ricrescendo dalle sopracciglia, ma la prossima settimana vado. Diciamo che Comet si è un po' mangiato Crew Jewel. Questo sta molto bene, al contrario, con dei trucchi molto chiari, sempre sui marroncini, secondo me, ed è un ottimo eyeliner. Non lo utilizzo tanto, ma non lo utilizzo tanto solo perché ne ho già un altro di color simile aperto. Altrimenti, se avessi solo questo e dei trucchi marroncini sul chiaro, rosino sul chiaro, andrei diretta ad utilizzare questo. E infine l'ultimo colore natalizio, che no, io non ci trovo niente di natalizio, questo grigio scuro antracite, sempre Nabla da Zalliner, si chiama Industrial. Nome azzeccatissimo, colore super pieno, un grigio che non è nero fortunatamente, ma è proprio un grigio grigio e mi ricorda molto il grigio delle macchine di una volta, per dirvi. E riflette tantissimo, se guardate, quando prende la luce sembra quasi argento e poi dopo ritorna al grigio. Questa è la luce naturale con un po' di nuvole, però vedete, guardate quanto riflettono. Cioè, io
è una caratteristica che adoro di questi eyeliner. Anche questo non lo utilizzo tanto perché sempre della Fall 2.0 di Kiko era uscito un grigio. Avevo comprato quello insieme al rosso Borgogna e li ho aperti, quindi piano piano li sto utilizzando anche quelli, e se ho proprio voglia di un trucco magari da sabato e da domenica, non da durante la settimana, utilizzo questi prodotti che so che mi posso fidare, non mi hanno mai fatto scherzi. E Klimt rimane per me il migliore. E infine ci sono ben 4 nuove colorazioni, non le ho sbocciate tutte, ho solo utilizzato, come ti chiami te, Current Eden, il duochrome, però adesso per la prima volta li guardiamo insieme. Sono molto contenta di averli presi, non sono contenta per niente per il fatto che Nabla non ha fatto nessuna promo a lancio, cioè io li ho pagati il prezzo pieno, 11,90 €, non c'era nessun kit che li racchiudeva tutti e tre, c'era solo il kit 4 eyeliner più palette, ma sinceramente la palette a me attira per pochi prodotti, poche cialde, le cialde non sono le fill, quindi se io volessi prendermi solo determinati colori non posso ordinarle, dovrei ordinarmi tutta la palette. E sinceramente anche no, ragazze, piuttosto preferisco comprare altre palette e non la palette Soul Blooming. Allora, andiamo avanti con Current Eden. Current Eden? No, Current Eden, penso. Guardate che roba! Non ho parole. Questo verde acqua di riflesso su base viola. Ve lo swatcho perché merita. L'ho utilizzato ieri, sta benissimo coi trucchi sull'azzurro. O anche sul viola, però avevo usato la offline come oggi anche un po', ma sono stata sui colori rosati e violaci, ma la offline di Zoeva ha anche dei colori sull'azzurro, sul glicine, e guardate che roba. Se così è un colore, così è un altro. Ah, cioè, bellissimo, un po' troppo liquido secondo me questo rispetto a tutti gli altri che vi ho swatchato. Bisogna passarlo un pochino di volte sopra la stessa riga per cercare di far risaltare il colore, però rimane tutto il giorno, non mi ha creato sinceramente problemi ed è un prodotto che vi consiglio. Per quanto riguarda la scatolina del Dazzle Liner edizione limitata Soul Blooming, abbiamo questa decorazione con foglioline, come richiama poi anche la palette. Quindi questo è uno. Poi vi faccio vedere il colore più scuro, che si chiama Royal Blood, se non mi ricordo male. No, qui ho la scatolina di... No, è andata a finire troppo in là. Sì, Royal Blood, questo qui è un blu super scuro. Lo swatchiamo perché solo swatchandolo verranno fuori sicuramente tutti i riflessi. Io ci noto solo del blu, però anche ha una piccolissima base viola scura, ma è più blu, è un blu notte. Anche questa su trucchi con l'azzurro, ma sul marrone no, ho paura che si perda. Magari sul grigio, se vi fate dei trucchi sull'argento, potrebbe essere un ottimo colore. Questo non l'ho mai utilizzato, quindi non vi so aiutare. È un video proprio swatch per quanto riguarda, per capire cosa posso dirvi. Anche perché quando sono arrivati io non li ho neanche proprio swatchati, ho solo utilizzato Current Eden. Poi abbiamo Original Sin, che questo vi piace, ho visto da Instagram, ha colpito diverse di voi. Questo qui. Sempre il solito pennellino, fortunatamente non gli hanno cambiato la formulazione, non gli hanno cambiato niente. Ha leggermente dei glitter questo e ha una base sul rosa. Molto carino anche questo. Potrebbe essere un valido concorrente di Klimt. Guardate quanto riflettono la luce. Mamma mia, bellissimi, 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 bellissimi. Sono sempre contenta quando ci sono Dazzle Liner nuovi in uscita, anche se noto che ovviamente alcuni essendo in edizione limitata non li ho più trovati nel sito internet di Nabla, per esempio Comet non l'ho più trovato, lo stesso Crystal non l'ho più visto, sono da avere, cioè dovete cercarli comunque in ogni caso. Qua abbiamo un marrone, andiamo sul classico che si chiama Mantra, questo qui. È un marrone scuro?
Sì, è un marrone molto, molto semplice. Adesso non volevo dire una baggianata, però sto cercando di capire che riflessi ha. No, è semplicemente un marrone, l'ultimo e il più scuro. Quindi questo è, insieme al borgogna, se possiamo definirlo, un colore molto standard e classico, nulla di più. Guardate la luce, quanto riflettono. Mamma mia. Soprattutto questi qua più chiari, i primi tre. Anche Comet di fianco. E poi abbiamo Industrial, Current Eden e l'altro Original Sin, che anche quello riflettono la luce in una maniera impressionante. Quindi questi ultimi tre adesso li sfrutterò anche questi per bene per capire come li posso utilizzare al meglio. E spero di esservi stata d'aiuto e di aver condiviso con voi un prodotto che mi ha avvicinato ad utilizzare di più gli eyeliner e che non sono degli eyeliner scontati, anche per chi non utilizza eyeliner, per dirvi come io, come me, anzi. Tempo fa ho provato a prendere soprattutto eyeliner colorati, ma non sempre la qualità era buona, invece con questi ho trovato un'ottima scrivenza, a parte Purity che mi lascia quella strisciata in mezzo, ma bisogna entrare un po' in confidenza con lui. Tutti gli altri sono pigmentati fin da subito, belli pieni, vi fanno la codina senza intoppi, le setole sono così ben attaccate che non si aprono tra di loro e non vi fanno delle righe disconnesse o comunque troppo grosse fin da subito, potete giocare con le dimensioni. È un prodotto che io amo, amo, amo e amo soprattutto perché non c'è il nero. Se ci fosse non lo prenderei, forse lo terrei per collezione visto che li ho tutti. Ma almeno ho sempre dei colori particolari riflessati sul metallizzato che mi aiutano a completare un look come voglio io, che non ho sempre tutto opaco, tutto scimmie, ma ho questo gioco di colori, di finish, cosa che a me piace molto sul make-up e soprattutto su me stessa. E poi mi danno quella luminosità all'occhio che nessun altro eyeliner mi dà e mi fa tirare anche fuori, per dirvi Clint, il verde, il riflesso che ho verde sui miei occhi marroni. È veramente una cosa che, non so, mi fa scegliere loro se devo completare un trucco. Utilizzo sicuramente anche altri eyeliner, ma sono da smaltimento, per non comprarli più, per terminare, per non avere più di tanto scorte. Però se voglio avere un trucco impeccabile, io mi affido su di loro e trovo sempre ottimi risultati, cose bellissime, trucchi bellissimi. Anche con il blu uso Purity. Mi fa un trucco molto bello da vedere, anche il mio ragazzo quella volta mi fece il complimento, hai proprio un bel trucco perché hai questo scuro ma questa riga chiara che ti risalta molto gli occhi. Anche il mio ragazzo è arrivato a dirmi che stavo bene con uno di questi eyeliner che è Purity insieme a un trucco blu e azzurro che avevo fatto. E non è scontato perché lui non è che sia uno che mi dice sempre è un bel trucco, anzi sbuffa se sono truccata, non vuole che perda più di tanto tempo. E mi fa piacere quando me lo dice perché vuol dire che sono riuscita a fare un bel look. Con questo io vi ringrazio per avermi seguito, c'ho anche il mio gattino nero che mi fa compagnia. Qua, miau, l'ho trovato mia mamma dai cinesi, quindi vedete voi, probabilmente anche i vostri cinesi potrà averlo. E noi ci vediamo nei prossimi video, anche perché oggi vorrei registrarne più di uno per avere un po' di materiale pronto da sfornarvi per tenervi compagnia. Questo è molto chiacchiericcio, vi aspetto nei commenti per sapere se voi li avete questi prodotti, se li avete comprati, se vi piacciono, cosa non vi piace, per quale motivo. Se concordate con me che magari l'ultima edizione potevano fare almeno un 10% di sconto, dai, per aiutarci un po' anche ad acquistare, non è che possiamo sempre spendere e comprare i prodotti a prezzo pieno. Vabbè. A me non importa, vi aspetto nei commenti e tra parentesi, cosa che non faccio, questi eyeliner per il pennellino molto preciso, potreste utilizzarli anche per fare la riga tipo acquachella sulle labbra qui in mezzo. E io non è una cosa che faccio perché poi dopo se devo baciare, bere, mangiare mi va via, quindi piuttosto preferisco avere solo il rossetto pronto.
e non avere tante decorazioni sulle labbra. Ma se vi piace un po' sperimentare il make-up e dei look un po' pozzerelli anche in vista dell'estate, visto che è un bel tocco da utilizzare secondo me per delle serate estive o delle feste in piscina o in spiaggia, come dove vi trovate, soprattutto dipende dalle vostre vacanze dove le farete. Secondo me questa riga che va di moda già da un paio di anni è molto bello da vedere. Non è nel mio genere, però è molto bello da vedere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!